No, vai via. Basta parlare. Basta. Mi suiciderò se continui. Ciao a tutti ragazzi, io sono Eric e bentornati su Amnesia. Ok, nella scorsa non guardatela. Se l'avete vista mi dispiace. Quello stronzo là mi ha fatto sclerare veramente, perché continuava a parlare. Che cazzo è sto posto? Ma dove cazzo sono? Ma che cazzo? Ovviamente. Ok, benvenuti su Amnesia. Guardate che bel posto. Ho anche le allucinazioni. C'è un punto viola in mezzo alla via. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Che cosa sei tu? Qualcosa mi vuole uccidere? Probabile. Ti capisco anche. Ok, non importa. È solo un mito dopo tutto. Grazie. Cos'è quella cosa là? Ah, niente. Perfetto. Cosa c'è qua? Sì. Ok, posso andarci. Però è meglio di no. Bello, non c'è fondo, non c'è fine in alto. Che bellezza. Oh! Ma tutto normale? Buongiorno. Ma che cazzo è lei, scusi? E sta passando. Quindi devo trovare. Ah, la sfera! Per andare. Perché poi? Ma questi sono dei mostri. Sono pazzi e tutto, però. Che cazzo sono? A meno che non sia tutto un sogno, roba del genere, un incubo più che altro. Frutto della mia pazzia. Sono pazzo, come un pazzoide pazzo. Qui, qualcos'altro di assolutamente inconcepibile dall'uomo. No, tutto normale. Buongiorno. Il rituale d'esilio sta durando più di quanto ci aspettassimo e dobbiamo fare ciò che è necessario. Ho trascorso la mia vita a dare una mano ai prigionieri. Stare intorno a questi degenerati mi rende cattivo. Nessuno di loro prova ad affrontare la punizione con dignità. Mi insultano con le loro bugie di innocenza e le codardi richieste di pietà. Cosa fa cadere un uomo così lontano dalla grazia di un'esistenza civilizzata? Sono tutti uomini cattivi e lo ricordo a me stesso costantemente. Ringrazio Dio per aver mandato questi mostri sulla nostra strada, perché serviranno da strumento della mia salvezza. Cerco di studiare i diversi strumenti della camera di tortura e imparare come utilizzarli in modo efficace. Cosa? L'ultima volta è stata caotica e l'effetto ha risentito della mia inesperienza. Devo essere pronto per l'esecuzione del prossimo rituale. Prendo un martello e lo lancio via. Ah, buongiorno. Perfetto. Ok, quindi c'è un pazzo che vuole torturare la gente, ma non è bravo. Che bello. Cos'è quella luce là in fondo? La porta è aperta? Sì, aperta. No. Sì, la prima porta è aperta, la seconda è una via o una porta? Niente di tutti e due. Aspetta che mi siedo. No, aspetta. No, ecco qui. E già. Sono basso, eh? Lo so. Oddio. È tutto perso. Devo ricominciare da capo. Da quando ho recuperato la sfera trovata per la prima volta da Agrippa, ho dipeso da questa per la mia ricerca. L'incidente con Wilhelm mi ha reso più impetuoso. Temendo scarsità di prigionieri, ho proceduto al rituale finale senza prudenza. La sfera si è rotta in 6 parti. Deficiente. Ho tentato di tutto, ma devo ancora riparare la cosa.
Fino a quando non troverò un modo per rimetterla insieme, devo trovarne un altro. C'è ancora una della vita nei pezzi. Ah, perché è viva. E anche se la sfera non è messa a posto, dovrei riuscire a salvare del potere per qualche altro scopo. Sono trascorsi secoli e invano inizio a chiedermi se potrò ancora vedere di nuovo il mio amore. Sono dislessico. Per quanto tempo ancora posso mantenermi in vita? No, sono dislessico in realtà. Però sembra. Buongiorno. Per un attimo mi ha spaventato. Lei è alto come lo schifo. Guardi, le arrivo alle cosce. Stia su, per favore, stia su. Ok, questo è un chiaro simbolo del. In ogni caso, buongiorno. Che Cristo è sto posto? Perché ci deve essere sempre posti brutti qui? Non c'è mai qualcosa di bello. Una sala giochi. Perché non posso salire? Niente, completamente inutile sto posto. Che bello. Quindi, dove minchia devo andare? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ho fatto niente io. Devo trovare una chiave o qualcosa del genere. Ma non mi sembra che sia giù. Ok. Sono un po' perso di già. Vediamo un po'. I piedi stanno. Dove continuare la sfera? Grazie. Ho preso qualcosa di utile. Un sacco di catrame, un sacco di legno riempito di catrame appiccicoso. Ok. Suppongo che mi sarà tutto più chiaro prima o poi. Suppongo. Là non c'è assolutamente niente, vabbè. E qui c'era. A parte il passaggio misterioso della Madonna, non c'è niente. Torniamo indietro. Suppongo. Dovrei trovare dei pezzi dei pezzi delle sfere dovrei trovare in giro. Ma non mi sembra di essere capace di trovarle. Magari sono qui in giro. Sia, mi ah. Ok, se tornassi ancora un po' più indietro, dove era diventato tutto rosso. No, non parlarmi per favore. Non parlarmi. Non mi parlare. Sì, lo so, non mi devi parlare. Cane, no. Giustamente, non posso usare la camera per la prima volta. Sì, lo so, grazie, vattene dalle balle. Beh, allora. Ci sono dentro. Fate così, andiamo. Deve esserci un modo per fare qualcosa. Non si, ci siamo. L'ultima. Lo stavo dicendo. Sono chiamato, cosa arriva? Cosa arriva? Perché sono cambiato questa cosa? C'è che non trovo. Stai zitto. Non so quello che devo fare. Che cosa minchia devo fare? Allora, ho un macchinario da dover usare. Questo non può essere la via giusta. E qui c'è quello che non va. E ci deve essere un guasto al macchinario. Ma il macchinario dove minchia dovrebbe essere? Ecco, infatti.
qui. Non c'è niente. Sì, basta, grazie, mi hai già rotto le palle, sono appena tornato. Allora, aspetta che abbasso un po' perché non sento proprio un cazzo. Perfetto. Ho trovato dove andare. Stai zitto, lo so che devo andare. Comunque, è questo coso qua. Ovviamente non ho visto nessun altro video che mi indicasse cosa devo fare. No, veramente non l'ho fatto. Ok, tu potresti essere utile. Beh, no! Vabbè, va bene anche così. No, no, non va bene così. No, non va bene così. Perfetto. Mi hai rotto le palle, tu! Mi hai rotto le palle! Aia, porca troia. E questo qui. Stai lì. No, stai lì. Vaffanculo. Vaffanculo te. Oddio, che palle quell'uomo. No, piegati un attimino. O così. No. Perfetto. Ma porca. No! Porca puttana. Osti! Ci credo! Ma vaffan, mi hai rotto i coglioni. Dove ci arrivo? Buono, ok. Ora il macchinario dovrebbe stare funzionando. Quindi tu puoi andare a morire, ammazzato schifoso. Perfetto. Che bello. Ho qualcosa per... Sì! Yeah, luce! Ed eccomi qua. Zup. E zup. Perfetto. Ok, adesso dovrebbe essersi riparato il marchingegno che bloccava questa porta. No, ovviamente no. Il marchingegno che... Questo è il punto. Lasciami continuare. Ti prego. Ho una paura fottuta. Che coglioni. Oddio. No, a destra. Ok, questo posto mi sa molto di morte, schifosa. Oddio, non volevo andare di qua io però. Io volevo andare da un'altra parte. Ok, niente spaventoso. Fanculo, olio. Fanculo. Dai, qui non è troppo buio. Già. Oddio mio! Se volete leggetela. Comunque. Tec. Altro? Sì. Dammi, dammi, dammi. Inutile. Ok, vediamo verso la luce. Qui c'è qualcosa tipo un salvataggio. Sì. Perfetto. Sta andando molto meglio di quanto pensassi. Tec, e qui c'è una chiave, vero? Affanculo. Ha corrotto l'ordine dell'Aquila Nera, sputava la sua politica mentre io sedevo tranquillamente al mio posto, volutamente dimenticato. Una volta ogni tanto qualcuno mi notava e si rannicchiava prima di recuperare i sensi. Sanno tutti che io sono l'unico e lo stesso Alexander che aiutò i loro padri e i loro nonni a trovare questo grande ordine. Sì, ho il naso un po' tappato. Li ho visti prendere il posto dei loro padri. E anche loro invecchieranno e moriranno. Sempre io resterò la stessa persona invecchiata non dal tempo, bensì dall'angoscia. Non ho capito un cazzo di questa storia, mi sa. Ok, mi sono ripreso da droga. Ok, si continua. Via. Buongiorno. Questo sarebbe coro, l'ingresso.
Quel giorno qualcosa dietro di lui morì. Ok. Guardare dal luogo. Questo non mi piace per niente. Ma che bello! Simboli satanici, simboli satanici, chiudiamo la porta per carità. Un cestino. Una sega. Tutto normale. 15th August 1839. Cosa mi è successo? Cosa, una scossa mentre toccavo il pezzo di carta? The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry, no time to spare. Qui non c'era un uomo prima. Buongiorno. Qui c'era una sega, ce la vuoi. Ah, ok. Quindi devo prendere questo. Ho capito, ma mi sembra che abbia già sofferto abbastanza, cioè. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Quindi io devo uccidere. Oddio. Stai fermo, per favore. Ma è così bello. Non faccio uccidere un uomo così bello. Ma che bello. Perché dei simboli sul. Ok. Tutto normale. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Potevi anche non farlo, grazie. Withdraw your shadow from my domain. Ho appena avuto un infarto, mi sa. Cristo santo. Questo non dovrebbe succedere a uno sano di mente, no? Basta parlarmi, lo so che sono pazzo. Continua a svenire. Oddio, io ero già uscito da qua però. Oddio, no, chiudi la porta, che paura. Vado a nascondermi. Vedo malissimo, guarda che schifo di vista, dove metto gli occhiali. Non riesco a prendere neanche gli oggetti. Ah, cosa ho fatto? Lo so che sei lì fuori, lo so che sei lì fuori, non voglio vederti. Io non voglio vederti. Io non voglio vederti. Oh, buongiorno! Salve! Tutto bene? Credo che lei abbia un problemino di. Ah, salve. Ehi. Bel tatuaggio. Ah, un altro, c'è anche suo amico. Ma che bello. Ma, signori. Mi dispiace molto lasciarvi qui da soli, a testa in giù, con i vostri tatuaggi. Ma io devo concludere la puntata, perché non ho veramente più tempo. Quindi, se anche questa puntata vi è piaciuta, lasciate un mi piace, iscrivetevi e ci vediamo nella prossima. Derek, ciao ciao!